secondo tempo tra Borderline contro Cervia, punteggio 2-0 per la Borderline. Andiamo un attimo da Mirone, 2-0 per voi, veramente un bellissimo primo tempo da parte vostra, siete stati molto incisivi lì davanti e veramente difensori come i muri, diciamo, questa sera. Sì, no, noi abbiamo fatto un brutto girone, un brutto torneo, ma sì, nella fase finale vogliamo toglierci un po' di pacchetti dalla faccia, abbiamo fatto un bel primo tempo. Va bene. Ciao, cosa c'è da migliorare in questo secondo tempo? No, niente, stiamo mangiando bene, qualche gol in più, stiamo mangiando un po' di gol. Va bene, in bocca al lupo, andiamo da Rubino. Rubino! Cubino, diciamo 2-0 per gli avversari, diciamo state rischiando veramente tanto in questo momento, cosa c'è da migliorare per riprendere questa partita? C'è da migliorare tutto, stiamo giocando veramente male, cioè siamo all'opposto della squadra che ha fatto il girone. Sì, purtroppo in queste partite ci vuole un po' di concentrazione. Sì, siamo fermi da troppo tempo, sì, quindi si vede. Va bene, bocca al lupo per dopo, ci vediamo dopo ragazzi con l'intervista finale. Dopo partita dell'ottavo di finale che ha visto affrontarsi Borderline contro Cervia, partita terminata 5-3 nel finale a favore del Cervia che passa il turno, qui con il mio migliore in campo alla mia sinistra, il migliore del match Murat, alla mia destra per il Borderline il portiere Mirone. Partiamo prima da te, Mirone, veramente un peccato, in primo tempo avete chiuso 2-0, in realtà uno dei più bei primi tempi che ho visto questa sera, una difesa molto solida, poi nel secondo tempo secondo me abbiamo un letto calo fisico e non siete riusciti a riprendere la partita. Sì, è stato un peccato perché il primo tempo veramente non ha giocato bene, il migliore sicuramente della nostra stagione, però sono più giovani, sono più veloci, sono più forti, nel secondo tempo siamo malati, abbiamo vari over 35 squadre, quindi purtroppo era fisiologico. Però sono orgoglioso dei miei che oggi hanno fatto una grandissima partita. Veramente un peccato perché forse se avesse fatto la regola si sono così, diciamo la prestazione di stasera. Avrei potuto prendere una squadra più abbordabile. Abbiamo avuto un sacco di assenze, un po' di sfortuna e abbiamo dimostrato che quello che si è visto in giro non era la buona. Vabbè, comunque uscite a testa alta, si può dedicare a qualcuno la prestazione. Al capitano Migliaccio che sei. Ciao grazie, ciao bello. Murat, per te diciamo buona prestazione, nel primo tempo eravate riconoscibili, poi nel secondo tempo un astuzzo De Fazio, sono saliti in cattedra, lo stesso te siete saliti in cattedra, avete riuscito a portare a casa lo salito. Diciamo che il primo tempo sono però bravi a tenerci molto, diciamo, molto bassi, perché io in particolare non sono riuscito nemmeno a giocare tanto, perché i difensori rimanevano proprio bassi, quindi mi impedivano di giocare. Poi nel secondo tempo, grazie pure un po' al loro calo, hanno avuto modo anche di giocare un po' palla a terra e quindi siamo riusciti a vincere. Adesso passate il turno, cosa c'è da migliorare? La fase difensiva e un po' più di concentrazione, un po' di concentrazione. Esatto, sì, perché siamo entrati un po' con la testa tra le nuvole. Sì, la ricordo ad Antonio Triunfo e alla mia fidanzata. Tocca al lupo per i quarti. Massimo della Verde. Ciao ragazzi. Massimo della Verde. La fai campo, fai campo. Va bene. Ehi Max! Ha benvenuto o Paolini quello del programma. Ciao Max! Ciao Stefano! Lo vengo subito! Grazie! Non so cosa hai detto, se hai la foto. No, 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 questa volta è un'intervista, siamo al primo occhio, facciamo serie, non possiamo scherzare. No, questa è... Tutto a posto, ma tutto bene, teniamo una grande... perché te con la casa mai? Non si niente, non fa niente. Oh, prima metti il bollino rosso. Non lo conosco.